Salvo Maltese è uno dei giovani dello Scordia, viene da Alcamo, ha giocato con il Trapani, la Beretti del Trapani. Fino adesso sei presenze, forse qualcuna di più, ma non sono arrivati ancora i gol. Ma Salvatore è qui soprattutto per contribuire alla salvezza dello Scordia, i gol sicuramente arriveranno. Sì, ho fatto più di 6 presenze, i gol non sono arrivati un po' per sfortuna, un po' per inesperienza mia, però spero che arrivino presto e anche così anche i risultati. Diciamo che ci sei andato vicino, contro Reggio Calabria hai avuto una buona occasione, ma anche in altre gare. Però ecco, forse ti stai adattando in un ruolo che è diverso dell'attaccante puro, no? Giochi a supporto, soprattutto anche in un centrocampo dove spesso c'è bisogno del tuo aiuto. Sì, gioco in centrocampo a 4, do il mio contributo, spero di fare bene. Non è lo stesso di fare l'attaccante, però sono felice di giocare in questo ruolo e di dare una mano alla squadra. Ecco, tu sei qui dall'inizio, hai fatto la preparazione, ti chiediamo, come abbiamo chiesto anche agli altri ragazzi, come ti trovi? No, mi trovo molto bene sia nell'ambiente con i mister, società, sia con i ragazzi mi trovo benissimo, abbiamo trovato un grande gruppo e quindi sto bene qui. Sulla partita di domenica ti chiediamo ovviamente un pronostico. Queste sono le classiche partite che bisogna vincere per forza, perché è chiaro che poi perdi il treno, della classifica. Sì, sono sicuro che faremo bene e che porteremo i 3 punti per rialzare lo Scordia. Accanto a Giorgio Corona, che sensazione si prova tu che stai iniziando a giocare praticamente adesso? Giorgio è un grande attaccante, un grande giocatore, mi dà tanti consigli, è come un fratello maggiore per me. Grazie a lui e al mister penso di migliorare.